E questo è venerdì 1 novembre, l'inizio di novembre. Una lite per futili motivi legata a questioni di viabilità è sfociata in sparatoria ieri sera a Torre Annunziata, popoloso centro in provincia di Napoli. Due uomini sono stati gambizzati nella pescheria Evangelista in via Roma, di fronte al mercato ortofrutticolo. Si tratta di un dipendente dell'esercizio commerciale e del cognato del titolare finanziere in quel momento libero dal servizio. Sul caso indagano i poliziotti del commissario di Torre Annunziata e i carabinieri della locale compagnia. Esclusi fin da subito il tentativo di rapina e l'agguato di camorra. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, la lite tra un uomo e il titolare della pescheria sarebbe sfociata in sparatoria con i proiettili che hanno raggiunto alle gambe le due persone. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Bosco Trecase. Per fortuna nessuno dei due è in pericolo di vita. Si cerca il pistolero. Massi sequestro di sostanze stupefacenti del carcere napoletano di Secondigliano, dove i cani antidroga della polizia penitenziaria hanno sventato un festino di Capodanno in cella a base di droga. Il filo finissimo fiuto di Igor e Cesare ha consentito di scoprire un detenuto a cui era stato concesso di trascorrere il Natale in famiglia, tornato nell'istituto penitenziario dopo un permesso premio, con numerosi ovuli contenenti hashish nell'intestino. L'uomo è stato denunciato. Il blitz del comandante della polizia penitenziaria di Secondigliano è stato coadiuvato dal nucleo regionale cinofili di Campania del distaccamento di Benevento e Avellino. Tra gli indagati per gli scontri avvenuti lo scorso 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli a Milano, in cui ha trovato la morte un ultra del Varese, Daniele Berardinelli, c'è anche uno storico esponente del tifo nerazzurro, Nino Ciccarelli, lo riportano oggi alcuni quotidiani. Convalidato l'arresto dei tre ultra interisti che dunque restano in carcere, i magistrati parlano di azione di tipo militare, riferendosi a quanto accaduto. Intanto il GIP lancia l'allarme dopo la morte dell'ultra e prevede rappresaglie in vista. Si susseguono i sequestri di botti illegali e pericolosi a poche ore della notte di Capodanno. Uno degli ultimi sequestri in ordine di tempo è stato portato a termine nel quartiere napoletano di Scampia, dove i carabinieri hanno arrestato un 19enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, mentre trasportava nella sua auto oltre 3 kg di petardi artigianali non vendibili senza autorizzazione. Li avrebbe lanciati ad altri venditori abusivi o li avrebbe venduti direttamente, facendo la propria auto una bancarella ambulante. È venerdì 1 novembre, si preparano ai veglioni e alle feste della notte di San Silvestro. A Napoli, in piazza del Plebiscito, questa sera ci sarà un'alternanza di artisti tra cui Sal da Vinci, Franco Ricciardi, Andrea Sanino, Rocco Hunt e Amy Stewart. Dopo il concerto al Plebiscito, lunga notte dance sul lungomare napoletano e spettacolo di fuochi d'artificio. A Salerno, Capodanno in piazza Amendola con Max Gazzè e Clementino e Gigi Finizio invece protagonista del Capodanno ad Avellino. Nella piazzetta di Capri sarà presentata Natalia Caldonazzo, musica dal vivo fino a mezzanotte, poi spazio ai ritmi dance delle DJ Daniele Decibel Bellini. Il 2019 inizierà con il sole nella maggior parte d'Italia, con qualche nuvola sul lato adriatico meridionale e qualche pioggia isolata al sud. Le temperature si preannunciano in calo. Un nuovo impulso di aria fredda raggiungerà le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali nelle prossime ore. Questi settori, affermano i meteorologi del centro Epson Meteo, saranno interessati da un calo delle temperature accentuate dalle rinforze di Tramontana ed alcune brevi precipitazioni con neve nei settori appennici fino a quote collinabili. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Amici, brevi meteo per venerdì 1 novembre. Adesso stacco.